Ben ritrovati, nuova puntata di Pulpiti e Prediche. Ci avviciniamo a grandi passi al 26 di maggio, quando il comune di Foggia avrà un nuovo consiglio comunale, un nuovo sindaco ed evidentemente un nuovo governo cittadino. Di che colore sarà il governo prossimo? Lo decideranno gli elettori. Noi ciò che possiamo fare è cercare di presentare loro i profili che sono in campo in questa campagna elettorale, quelli più conosciuti sicuramente, ai quali chiedere conto, soprattutto agli uscenti, ma anche quelli che si propongono per la prima volta. Da questo punto di vista abbiamo due ragazzi oggi. Regina Barile, benvenuta. Buonasera. Candidata con Pippo Cavaliere nella lista Una città per cambiare, 30 anni, prima candidatura politica, ma non la prima esperienza politica, perché politica attiva è già stata fatta negli anni da Regina. E Fabrizio Baia, benvenuto Fabrizio Baia. Buonasera. 27 anni. Candidato nel Movimento 5 Stelle, Giovanni Quarato, sindaco. Allora, con Regina Barile e Fabrizio Baia proveremo oggi in questa puntata a tracciare un po' lo scenario in cui si muovono i giovani di questa città, tra politiche giovanili, politiche culturali, emergenza educativa anche in qualche modo, se voi ritenete che sia tale, vivendo i vostri coetanei o comunque generazioni che si stanno affacciando nella comunità foggiana. Abbiamo avuto nei giorni scorsi la questione dell'oratorio San Michele, che lascia pensare. Abbiamo avuto diversi casi anche di bullismo all'interno delle scuole. Poi si dice sempre che Foggia è una città che fa andare via, che perde le sue energie migliori. Allora, chi più di voi che sa, che vive quotidianamente questa fascia di società, può dirci che cosa servirebbe? Allora, partiamo da Regina Barile. Regina Barile, inquadriamo un po' il problema dal tuo punto di vista. Sì, grazie mille per l'invito. Prima di tutto, allora, le dinamiche sociali sono sempre molto complesse da analizzare e io vorrei partire prima un po' da un dato che è quello del livello delle bocciature nella provincia di Foggia, che ho letto è arrivato a circa il 14%. Il problema è che poi mi riferisco alle scuole superiori. Il punto, quant'è il livello di bocciatura? Circa il 14% ho letto stamattina. Il problema poi fondamentale è questi ragazzi, queste ragazze che magari frequentano saltuariamente la scuola, poi l'abbandonano del tutto. Una volta che abbandonano la scuola, che fine fanno, soprattutto quando parliamo di soggetti minorenni? Allora, il caso dell'oratorio di San Michele è fa tristezza, fa anche rabbia. Tristezza perché da lì sono passate generazioni di persone. Io no, perché abito in un'altra zona di Foggia, ma mio padre è passato di lì, mia madre anche. Rabbia perché è evidente che ci ritroviamo in una situazione in cui, quando si parla di politiche giovanili, bisogna fare un distinguo tra le particolarità che hanno i giovani e che subiscono, perché è evidente che a Foggia, in questa città, che cosa subiscono i giovani? Magari il fatto che provengono da famiglie particolari e le istituzioni non riescono a fornire un supporto concreto attraverso strumenti quali case famiglia o centri contro la dispersione scolastica. Magari ne sono pochi, magari non ricevono adeguati finanziamenti per poter poi pagare gli operatori, poter pagare le utenze, poter andare avanti, ecco, il materiale per poter far studiare i bambini, le bambine e i ragazzi. Quindi, diciamo, tu ancori la devianza in qualche modo, anche la dispersione scolastica al livello di provenienza, al ceto sociale, insomma, di provenienza della famiglia. Non credi che sia un fenomeno trasversale? No, trasversale assolutamente. Io mi riferisco a quando parlo di famiglie con contesti disagiate, mi riferisco anche famiglie con criminali, ad esempio, che i soldi li hanno, però trasmettono un modello di crescita, di vivere,
che è totalmente errato. Allora, arriviamo subito, torno subito da te, cominciamo a parlare poi anche di proposte a questo punto, sì. Come si interviene inquadrando il fenomeno, e poi insomma dobbiamo vedere anche che differenza c'è tra la visione che c'ha il 5 Stelle piuttosto che il centrosinistra, e anche la differenza di proposte. Fabrizio Baia, perché in campo? Che cosa vuole fare un giovane come te? Beh, diciamo che un ragazzo prima di tutto che si candida a Foggia deve secondo me domandarsi se sta affrontando il problema per cercare di cambiare qualcosa, visto che c'è un'emergenza di immigrazione giovanile che a mio avviso è senza precedenti nella nostra città. Io mi rendo conto nella mia esperienza personale di vedere effettivamente la maggior parte dei miei amici che abbandonano gradualmente la città, chi per lavoro, chi magari prima per studio, ma principalmente per lavoro, perché poi alla fine anche l'Università di Foggia sicuramente è un'isola felice della nostra città, ma prima o poi se non c'è lavoro si è costretti a scappare. E questo è il fenomeno secondo me più importante per un ragazzo, al quale si aggiunge anche il motivo spesso per cui si candida e dove ci si candida. Credo che spesso i ragazzi che si candidano nella politica della nostra città finiscono nelle grandi coalizioni a fare riempilista o a portare voti al mulino. No, non è ovviamente, dico spesso, nel senso può capitare, sicuramente ci sono persone di una capacità, come ad esempio Regina, che è sicuramente una persona che si impegna da tempo nella nostra città, però ci sono tantissimi ragazzi che riempiono le liste del centro-sinistra e del centro-destra per portare voti alla fine ai primi delle liste e far scattare i soliti seggi ai soliti noti che occupano le poltrone del Consiglio Comunale da troppi anni. Sì, e questo diciamo è la scelta del Movimento 5 Stelle. Qua inquadri la scelta del Movimento 5 Stelle. Anche perché io mi sono candidato? Perché credo di non voler fare il riempilista nel Movimento 5 Stelle con un'unica lista, un progetto abbastanza chiaro, e quindi cercare di fare una scelta differente. Regina, assolutamente no. Tant'è che la nostra lista è composta da 28 persone anziché 32, perché anziché avere in lista persone che non condividevano con noi il nostro progetto di città, abbiamo preferito rimanere in 28. Vero è che avete due uscenti all'interno. Assolutamente vero questo. Però è una lista composta da persone con anime diverse, ma con insieme un'idea comune di città. Per questo. Perché credi, per esempio, no, il fenomeno giovanile politico oggi come oggi aderisce molto ai principi, insomma, alle politiche del Movimento 5 Stelle. Che cosa ad un giovane porta ancora a legarsi invece al centro-sinistra, alla sinistra, a quei partiti che vengono indicati come coloro che poi ad intere generazioni avrebbero rubato il futuro? Prima di tutto credo che nel corso degli anni c'è stato il preoccupante fenomeno, il brutto fenomeno in base al quale è evidente che non si dà più peso all'ideologia, tant'è che appunto ieri si parla, insomma, non era posto ideologico di sinistra. Tu invece credi che esista ancora una destra e una sinistra? Sì, io sì, per me è fortemente ecco, come si caratterizza la proposta di sinistra rispetto alle altre proposte oggi? Restando in questo campo, che cosa fa dire io sono di io cioè, ho queste proposte perché io sono di sinistra? Provando a restare nel campo appunto giovani, cultura, educazione. Ad esempio sulle problematiche che riguardano il lavoro, io preferisco uno spazio aperto con il co-working gratuito che sia istituzionale e comunale, in modo da dare a tutti quanti i giovani che hanno bisogno di un ufficio, uno spazio in cui lavorare, la stessa opportunità, piuttosto che dire io non voglio che durante le gare di appalto venga effettuato una gara a ribasso che poi grava esclusivamente sui salari dei lavoratori e delle lavoratrici, oppure continuare a pagare con i voucher, ad esempio. Sono tutta una serie di pratiche che a mio avviso si caratterizzano più di sinistra rispetto a delle pratiche che possono riguardare il centro o la destra, secondo me. Così come anche, ad esempio, l'ultima legge finanziaria, le donne in gravidanza possono lavorare fino al nono mese per poter godere poi appieno dei mesi di congedo. Per me è una cosa scandalosa. Allora, poiché noi siamo comunque in una terra con le lotte sindacali,
ricca di lotte sindacali e di personaggi che hanno fatto le lotte sindacali. Nonostante ci siano leader, e io mi riferisco alla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle che sui social ha fatto una uscita tristissima il giorno del 1° maggio, non spendendo neanche una parola istituzionale, anzi dicendo che evidentemente è una giornata meno importante, poiché... Ti riferisci a quel post in cui è scritto il 1° maggio, non perché, cioè è una giornata importante, non perché è il 1° maggio, poi diciamo la spiegata della, per la squadra. Io non sono una grandissima tipa. Però ti chiedo, Regina, do subito la parola a Fabri, ti chiedo, Regina, però per esempio quando Di Maio, e restiamo ancora per poco ragazzi sui temi nazionali, poi ci ricaliamo di nuovo sul locale, però quando Di Maio dice, parla di salario minimo, oppure quando si parla di reddito di cittadinanza, oppure quando si parla di andare comunque ad intervenire nelle periferie, non è sinistra anche certo, quella? Però è scorretto dire noi non siamo né di destra né di sinistra. Fare del qualunque per te il Movimento 5 Stelle è di sinistra? Come? Per te il Movimento 5 Stelle è di sinistra? Per me è sempre un movimento qualunquista. Molto più vicino alla destra. Allora Fabrizio, la replica a te, poi non vi spostate più sui temi nazionali. Vabbè, io non condivido assolutamente con quello che è stato detto. Però dice perché... il vostro consigliere si è dato poco peso addirittura al 1° maggio. Vabbè, lì è stata ovviamente una gaffe, non è stato assolutamente, non è assolutamente neanche ipotizzabile che Rosa Barone non sia la nostra portavoce, Rosa Barone non sia interessata e non tenga a cuore gli interessi dei lavoratori del 1° maggio. Il Movimento 5 Stelle ha al primo posto il lavoro, molto più di quanto ha fatto il centrosinistra negli ultimi anni di governo. Dire che esistano centrosinistra e centrodestra secondo me oggi è un po' come fare un raffronto forse con Guelfi e Ghibellini, perché ha un che fare in realtà molto di storico e molto poco in realtà nei fatti concreti. Lo vediamo nelle proposte. Il reddito di cittadinanza è stato portato al Movimento 5 Stelle, una proposta di sinistra, sicuramente dare un maggior peso al welfare era una proposta di sinistra e la sinistra non l'ha mai fatta. La sinistra si è spesso occupata di banche, mentre il centrodestra magari si è occupato dell'abolizione di Equitalia. Il centrosinistra si è occupato, l'abbiamo visto, anche di tematiche molto più liberiste dal PD e in poi. Ci tengo a precisare che sono di sinistra, no? Di centro. Vabbè, questo è il problema della sinistra. No, è una corrente, è una corretta. Sì, ma loro sono nella loro lista, io nella mia. Se avessi condiviso delle cose, oltre al sindaco... insieme, sarete nella stessa coalizione in comune, però portate lo stesso sindaco, lo stesso programma. Se dovessi venire eletto, staremmo comunque in aula. Poi non si sa dove ti posizionerai, dipenderà da cosa scegliere. Io sarei in opposizione sicuramente, quindi tu saresti in maggioranza con l'UDC e con il PD. No, all'opposizione c'è Landella, all'opposizione c'è Landella, all'opposizione con Landella, vabbè, ma all'opposizione non oppure farete varie proposte poi sì, in base a quello che vi aggrada. Non faremo gruppo con Landella, non è la stessa cosa. All'opposizione ci sono tutte le forze che non sono di maggioranza, invece la maggioranza chi ti piace è un di più Fabrizio comune. Se non dovesse vincere Giovanni Quarato al ballottaggio, chi voteresti? Nessuno, assolutamente nessuno dei due. Sono assolutamente dell'opinione che il centrosinistra e il centrodestra a Foggia hanno fallito, a prescindere dai tanti ragazzi volenterosi che si impegnano nelle liste, ma hanno finito e soprattutto rappresentano un sistema politico identico. Allora, vediamo invece che cosa farà il Movimento 5 Stelle. Diciamo che arriviamo subito alla 5 Stelle, come dicevo prima. Penso che però che per chi è di sinistra e ha fatto della sinistra la propria anche uno stile di vita, se vogliamo essere in una coalizione un po' più larga, deve essere un po' una sofferenza, Regina. Però andiamo sulla proposta, ecco, che cosa caratterizzerà l'impegno di questa lista, l'impegno della tua persona, un giovane che si candida, di concreto su cosa vuole intervenire? Sì, per quanto riguarda le politiche giovanili, alcune strategie a mio avviso sarebbero da adempiere con l'assessorato alle politiche sociali, quindi un monitoraggio dei soggetti in formazione che non frequentano più la scuola o che la frequentano, diciamo, a singhiozzo, consentitemi un po' il gergo, in modo tale da avere un report per poter agire concretamente, oltre ad agire di concerto con le associazioni che si occupano di minori, devianze minorili e dispersione scolastica, oltre ai centri contro la dispersione scolastica e le case famiglia. Poi c'è la tematica degli spazi sociali. Il comune di Foggia ha perso un'altra occasione, che era un finanziamento di circa 2.500.000 euro stanziati dalla regione Puglia per i laboratori urbani, che si tratta appunto di spazi sociali dove i giovani possono esprimere la loro creatività, possono utilizzare come sale studio, possono essere utilizzati come biblioteche, con la richiesta specifica del basso impatto ambientale, quindi c'era un punteggio
prestabilito per quanto riguarda il risparmio energetico, e quindi spazi che possono essere ricavati riutilizzando, effettuando una ricognizione, riutilizzando gli spazi comunali che ormai sono in disuso e in abbandono. Io credo personalmente che il degrado sia anche specifico di quei posti che vengono lasciati vuoti. Biblioteche, aule e studio nei quartieri periferici della città, in modo tale che i ragazzi e le ragazze possano studiare, possano avere un luogo in cui studiare all'interno del loro quartiere, spazi di co-working, come ho già accennato in precedenza, e tutto ciò è fattibile avendo una squadra dei tecnici che si occupano di finanziamenti europei, di bandi, che siano in grado, perché quello è un mestiere, siano in grado di leggerli, perché sono scritti in un linguaggio particolarmente tecnico, e siano in grado di... E come facciamo a costruire questa squadra di tecnici che sono finalizzata soltanto all'intercettazione di bandi e di fondi europei, posto che abbiamo un comune completamente in sottorganico e a momenti non si riescono neanche a fare le pratiche che bisogna fare? Voi che cosa pensate? Come pensate Noi di fare? Noi pensavamo all'istituzione di un vero e proprio assessorato che si occupi dell'Europa, di un centro studi europeo e della compilazione dei bandi appositi per i finanziamenti, perché in qualche modo si deve uscire da questo, è un impasse poi fondamentalmente. Però è evidente che costituire un ufficio con del personale significa toglierlo ad altri settori, cioè io faccio un po' il bastian contrario, perché poi vediamo che quando andiamo al comune le coperte sono corte, e quindi tutto quello di cui si parla poi alla fine non ce lo fanno, perché ci si rende conto di quella che è la situazione. Io sono onestamente dell'idea che se c'è la volontà è possibile trovare la soluzione anche a questo tipo di problema. Io vedo tanti comuni in giro per l'Italia, anche in provincia, che comunque riescono anche ad assumere nuovo personale, magari vanno in pensione quelli vecchi, non saprei, e questa è anche una prerogativa del consigliere comunale, quella di analizzare i documenti, anzi è un suo diritto, avere un accesso più facilitato ai documenti, alle finanze, quanti soldi effettivamente ha il comune di Foggia, perché io poi vivo la città da utente, ho fatto politica, ci faccio politica, ma poi la vivo da utente, quindi vivo gli stessi disagi che può avere una qualsiasi altra persona. Allora, Fabrizio, come si interviene? Di che cosa hanno bisogno i tuoi amici, insomma le tue, il contesto in cui vivi, e come si interviene, posto che arriverete in un comune che, per quanto il sindaco uscente ci dice che è stato risanato per buona parte, però comunque parliamo di un comune che non si può permettere per ancora molto tempo di fare voli pindarici. Certo, è un comune comunque che è nel patto allora, di stabilità. Che cosa vogliamo fare e come lo facciamo? Quello che c'è da fare è sicuramente ripartire, a mio avviso, dal lavoro. Ripartire dal lavoro per i ragazzi. E come questo si interviene si sul lavoro, ricordando che il comune non eroga posti cercando, di lavoro? Ovviamente, cercando di costruire un'imprenditoria giovanile che manca. Nella come? Nostra città manca un'imprenditoria giovanile, non ci sono ragazzi che aprono nuovi esercizi commerciali. Spesso i ragazzi non vogliono neanche continuare quelli dei propri genitori. Questa è una cosa veramente che distrugge l'economia locale. Come? Innanzitutto si devono creare le condizioni economiche del territorio, in primis rendendo Foggia, secondo me, perlomeno decente come città. Foggia è una città che in seguito a 15 anni di disastrose amministrazioni si trova ad essere una città buia, con strade rotte, una città sporca, una città senza verde pubblico, insicura, una città in cui si pagano le tasse sufficientemente alte, con pessimi servizi, senza mobilità urbana. Ora, noi di cosa stiamo parlando? Cioè, questa è una città dove non ci sono i prerequisiti per poter costruire non solo un'aspettativa economica, ma anche la possibilità di viverci decentemente. Ecco, se toccasse a voi, quindi se da dove partiamo? Noi, io partirei innanzitutto, per quanto riguarda i giovani, da creare un co-working, che secondo me è nel nostro programma, assolutamente uno spazio fondamentale. Ed è uno spazio che hai aperto uno, quindi giusto per degno di noi.
nota, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati ne ha aperto uno perché è un'esigenza evidentemente comune. È un'esigenza assolutamente comune, infatti io non critico le proposte sono valide, il aprire un co-working è fondamentale, aprire, dare la possibilità ai ragazzi di formarsi anche, perché spesso manca quella formazione che è costosa e che spesso soprattutto i ragazzi che hanno meno possibilità economiche si trovano a fuggire. C'era un progetto Antichi Mestieri che è stato fatto fallire, c'era la possibilità appunto spesso di finanziamenti europei che non sono mai stati intercettati perché manca sicuramente la capacità di intercettarli, ma manca spesso anche secondo me la volontà, perché c'è da dire che sui finanziamenti europei spesso c'è più impegno nel doverli spendere e soprattutto c'è la difficoltà di doverli spendere per bene, e questo spesso abbiamo visto che non piace molto ai nostri consiglieri comunali. Cosa? L'interesse di spendere bene in modo limpido i finanziamenti europei quando vengono intercettati dal comune, si preferisce invece fare debiti fuori bilancio. Quelli però sono fondi modo... vincolati e ci sono poi dei criteri sulla ci sono dei criteri, certo. No, proprio sulla trasparenza, tipo l'esatto, c'è scarsa possibilità di poter... Che secondo me non c'è stata proprio la volontà di voler fare questa cosa, non voglio dire incapacità perché non lo so, sì, la gente non lo conosco volontà, bene d'accordo. E non mi posso permettere. Diciamo che è una cultura politica diversa. Diciamo che è una città che ha molto bisogno di cambiare proprio il tessuto culturale, cioè certo. Una città che si è molto arenata sulle questioni urbanistiche, sulle questioni, no? E quindi avrebbe bisogno proprio di diversificare il suo tessuto lavorativo. Come vi renderete facilmente conto, parliamo di un comune in difficoltà che ha bisogno di cose basilari, perché poi fondamentalmente le proposte non è che si discostino molto, però c'è un tema che io voglio chiedere a chi si affaccia alla vita politica e come dire, è che può essere in qualche modo un avamposto di quello che sino ad oggi non si è fatto. C'è un grande tema che è sulla città di Foggia, che è quello della criminalità, e per qua quello mi riferisco soprattutto alla criminalità organizzata. Quando parliamo di imprese, quando parliamo di attività, quando parliamo di giovani che non aprono esercizi commerciali, ricordiamoci anche che altrettanti ne chiudono o sono vessati dalla malavita. Ecco, Regina, come un amministratore può cominciare a essere di supporto a questi commercianti affinché non ci sia più la paura di essere degli elementi produttivi di questa città e magari andare ad aprire fuori o ad andare ad investire fuori, perché poi succede anche quello, dice chi me la fa fare, poi di dover sottostare non solo alla pressione dello Stato fiscale ma anche quella, diciamo così, dell'antistato. Voi ci pensate a questo, a come si può essere da oggi, se dovesse toccare a voi, come si può imboccare un nuovo percorso? È una domanda bella difficile perché io sono assolutamente convinta che il fenomeno della mafia può essere, non dico sconfitto così su due piedi, però si può dare una battaglia seria se è effettuato sia con l'antimafia sociale, oltre con l'antimafia istituzionale, quindi l'operato delle forze di polizia, ad esempio, dei carabinieri. E quello, diciamo, siamo sul livello della repressione, però molto, molto fa il livello culturale. Da questo punto di vista, il cambio di passo di un'amministrazione, quale dovrebbe essere? Si è parlato, per esempio, in passato del modello Ercolano, piuttosto che del modello Foggia. Cioè, un amministratore che cosa può fare? Io penso prima di tutto a trovare modi, poiché il racket fondamentalmente che incide maggiormente sulle piccole attività economiche, le bombe che esplodono, è trovare modi non solo per facilitare i canali di denuncia anche a livello istituzionale, quindi far sentire le persone che denunciano effettivamente protette, perché questo è anche una problematica secondo me che rileva poi la scarsità. Quando si legge il giornale, io non ho mai ricevuto alcun tipo di minaccia. La prima, la seconda, la terza, la quarta volta che ti esplode la bomba, uno poi magari non ci crede. Quindi far sentire evidentemente sicure e protette le persone che vanno a denunciare
cercare, magari in concomitanza, non so, con Banca Etica, che spesso si è occupata anche di microcredito per le aziende o per le persone in difficoltà, un fondo per la fuoriuscita, per far sì che sia molto più semplice per le persone che sono entrate nel circo dell'usuraia e del racket, la fuoriuscita, diciamo, per, tra virgolette, il pagamento dei debiti, anche se personalmente quei soldi a quella gente non li darei, non li farei vedere mai più, perché si tratta di parassitaggio. Cioè, la sentono i ragazzi questa cappa? La criminalità, secondo me, è una delle più grandi emergenze della nostra città. Certamente dire che la criminalità è qualcosa che caratterizza solamente Foggia è sbagliato, è qualcosa che vediamo quotidianamente, è diffusa un po' in tutta Italia. Il punto è la forma in cui è diffusa Foggia. Foggia è diffusa in una forma molto capillare, molto estesa, e riguarda soprattutto la microcriminalità che viviamo quotidianamente, che poi ovviamente va a influire nella grande criminalità organizzata, perché è una sorta di sistema che si è creato. Questo sistema si crea a causa di varie questioni. La prima è, secondo me, la mancanza di un'educazione da un punto di vista del senso civico, culturale, la mancanza del lavoro e le condizioni anche di difficoltà in cui vive la città, di degrado. Secondo me un luogo brutto favorisce la microcriminalità da parte di un ragazzo, soprattutto sotto i 18 anni, i 17 anni. Sono delle condizioni che lo agevolano. Che cosa può fare un amministratore per convincere un ragazzo ad aprire e a farlo sentire salvaguardato? La prima cosa dovrebbe dare l'esempio, cosa che manca nella nostra città. Oggi l'amministratore non dà l'esempio che dovrebbe dare, di trasparenza, di pulizia, di onestà, e di agevolare chi vuole fare proposte, iniziative nella nostra città. Viviamo in una città in cui l'omertà parte spesso proprio dalla classe politica, spesso proprio dalla classe dirigente, che si dimostra non solo incapace, ma anche con scarsa volontà di mettere al centro l'interesse del cittadino e soprattutto di mettere al centro l'interesse della questione morale, dell'onestà. Se viviamo nella città in cui ci troviamo è perché qualcuno ci ha rubato su questa città, cioè bisogna dirselo chiaramente, fino ad oggi ci ha rubato, perché non è possibile pagare le stesse tasse, ricevere gli stessi soldi di altre città e avere la metà dei servizi. Da qualche parte sono andati a finire, e non lo dico io, lo dicono le procure. Allora, Regina Barile, Una città per cambiare, Pippo Cavaliere sindaco, Fabrizio Baia, Movimento 5 Stelle, Giovanni Quarato sindaco, due ragazzi, due giovani, due nuove leve che, insomma, se i più grandi si spostano un po', probabilmente ce la facciamo a farli entrare. Grazie per essere stati con noi. Grazie. E in bocca al lupo per il proseguo di campagna elettorale. Arrivederci.